20 anni negli abiti e nella testa di Mimì Augello, vice commissario di Vigata, Fimminaro impenitente, braccio destro di Montalbano. Cesare Bocci è uno di quei talenti che devono moltissimo a Camilleri, anni di gavetta in teatro, prima di incontrare l'uomo che gli cambia la vita. È stata una gran fortuna averlo incontrato, aver incontrato i suoi scritti, perché ha cambiato la vita professionale di tanti di noi. È stato molto importante, devo dire, avercelo sempre vicino, ma dico non perché ce l'avessi vicino, ma perché è sempre stato presente nella vita degli italiani, che non si è mai rifugiato soltanto dietro alla penna. Il dolore degli attori di Camilleri non è solo per la scomparsa di un maestro, del papà di personaggi che gli interpreti hanno saputo rendere memorabili sotto la sua guida, ma anche per la lucida analisi di una realtà che l'uomo d'oggi fa fatica a comprendere e ancora di più ad accogliere. Umanamente ha avuto sempre delle enormi e straordinarie riflessioni su noi italiani, sulla nostra società, che credo abbiano aiutato me, ma tanti altri, a capire quello che siamo e quello che purtroppo siamo diventati.